Antonino Barrinello. Secondo anno da professionista, il prossimo, quindi quest'anno ha acquisito esperienza, ha fatto vedere di essere un corridore di temperamento. Io lo ricordo al giro della provincia di Reggio Calabria, in fuga per tanti chilometri, poi ripreso nel finale. Poi speriamo che abbia fatto esperienza. Un particolare che io gli dico, così lo dico anche qui proprio pubblicamente, è che lui ogni tanto dimentica un po' il peso, quindi a lui piace la buona cucina e quindi deve cercare appunto di limitarsi, perché sappiamo che il peso per un atleta è fondamentale. Sì o no? Fondamentale sì, è bastato un anno per me lungo per capirlo nel mondo del professionismo, e quindi ora cerchiamo dell'esperienza, diciamo, per me un anno lungo di far vedere qualcosa e di far capire, insomma, anche a tutti di aver capito com'è l'ambiente e tutto. Cercheremo di metterci in mostra. Proseguiamo con un altro giovane, Omar Bertazzo. Omar Bertazzo ha esordito con noi nella scorsa stagione, perché è già il secondo anno, il prossimo sarà il terzo, e ha esordito subito vittorioso nel Gran Premio di Singapore. Vinto in volata, bene, lui viene anche dalla pista, campione italiano su pista, azzurro su pista, e quest'anno dobbiamo fare i complimenti a Omar per un particolare, perché ci sono tante cose che solo noi che viviamo proprio tra le pieghe del ciclismo possiamo conoscere. Il grande pubblico non lo sa, il grande pubblico vede solamente i risultati, però noi con Giovanni Elena, con Roberto Miodini, abbiamo deciso proprio di schierare, soprattutto nella seconda parte della stagione, la miglior formazione sempre in tutte le corse del calendario italiano, perché dovevamo fare i punti necessari per vincere e poi lo scudetto tricolore che poi siamo riusciti a conquistare. Ci sono stati dei corridori che hanno corso poco, tra questi Omar Bertazzo. È importante il fatto che lui ha dimostrato di avere quella grinta, quella determinazione, perché ha sempre saputo tenersi allenato dopo più di un mese senza far corse, e qui abbiamo tanti corridori che sanno cosa significa acquisire in corsa proprio il ritmo, e lui si è preparato in silenzio, e quando l'abbiamo chiamato si è trovato pronto. E siamo stati in Francia nel Gran Premio di Fourmi, è arrivato sesto, e poi soprattutto ci ha fatto guadagnare dei punti nella Coppa Sabatini, perché sul circuito di Peccioli, in una corsa non adatta proprio ai velocisti, e lui è arrivato settimo, e quindi ha fatto un buon risultato. Complimenti. Bravo, bravo. Beh, che dire, io non posso che essere lusingato delle parole e della nuova opportunità che mi dà Savio e tutto il team, perché alla fine per me, io la vedo da un altro lato, dal lato che è stata una lezione per me, perché ho dovuto imparare ad allenarmi, a gestirmi e a conoscermi, quindi magari è stato anche istruttivo e magari potrà servire il prossimo anno, quindi spero di mettere a frutto quanto imparato il prossimo anno, dai. Gerometti, e lui, dire, è un carattere un po' particolare, probabilmente ha ragione lui, abbiamo torto noi, perché io ad esempio sono sempre a tutta, sempre un po' in tensione, invece è sempre tranquillo, lui è serafico. Io ho detto Jairo Ermetti, e lui era là che quasi era assopito, molte volte vive in un mondo suo, no? Lui vive in un mondo suo, però pur vivendo in un mondo suo, quando poi è in corsa, si trasforma. Perché? Perché una splendida vittoria ottenuta da Fabio Felline nel Memorial Pantani, e c'è stato qualcuno che gli ha tirato la volata molto molto bene, poi lo faremo dire
da Fabio. Questo qualcuno è stato appunto Jairo, quindi lui sa trasformarsi, è un po' eclettico. Ha vinto ad esempio il Gran Premio della Montagna al Trofeo La Iueglia e lui si è dimenticato di andare sul podio. Qui c'è una giornalista, Silvia Tommasoni, che ricordo venne a chiamarmi, ma è Jairo, Jairo l'abbiamo chiamato e lui si era dimenticato, quindi... però l'importante, ripeto di nuovo, ha fatto dei buoni risultati perché anche lui è un corridore generoso, assolutamente non egoista, che sa mettersi spesso e volentieri al servizio della squadra. E lo ripeto di nuovo, complimenti Jairo, perché certi nostri successi sono stati proprio iniziati, pilotati da lui. Funziona, sì. No, niente, questo sarà il nono anno che sono nella massima categoria e io penso che a un certo punto bisogna fare una scelta. Io anni fa ho fatto la scelta di mettermi a disposizione degli altri, della squadra, e mettendo da parte a volte le mie ambizioni. E io sono contento così e sono contenti anche gli altri, quindi la felicità della squadra è anche la mia felicità. Bravo. Un nuovo acquisto, sempre per questa geopolitica, e quindi che viene proprio a questo punto dal profondo sud, e cioè dalla Calabria, anche se in realtà è un po' ormai passato, diciamo che è un calabro toscano. Francesco Reda. Bravo Reda. Francesco Reda è un corridore nel quale crediamo molto. Crediamo molto perché siamo convinti che non abbia ancora espresso il suo reale valore, ma non per demerito suo, quanto per un insieme di circostanze nelle quali è venuto a trovarsi. Forse non funziona? Sì, funziona ancora? No, non mi sento, penso che sentono tutti. Lui era considerato, e lo consideriamo tuttora, un talento. Non a caso è passato alla Quick Step, ha corso due stagioni, ha acquisito esperienza partecipando anche al Tour de France e mettendosi al servizio di Sylvain Chavanel, il francese, di Tom Bonen, corridore che ha acquisito esperienza e che poi ha avuto qualche problema fisico, che l'hanno bloccato. Sappiamo che il ciclismo, forse perché è lo specchio del mondo, è diventato sempre più spietato e lui si è trovato in situazioni, insomma, anche difficili, che ha saputo superare. Quest'anno ha ottenuto dei buoni risultati, dei piazzamenti, e soprattutto per noi, e dico noi, ripeto nuovamente, con Giovanni Elena, con Roberto Miodini, che vediamo la corsa dal vivo, abbiamo visto Francesco Reda fare dei risultati, ottenere dei piazzamenti dopo aver lavorato per i capitani della sua squadra, nella fattispecie Danilo Di Luca. Sono convinto che il prossimo anno lui farà sicuramente bene, adesso lo confermo. Buonasera a tutti, e niente, ringrazio Gianni per le belle parole e soprattutto per la fiducia che mi ha dato per il 2013. Sono veramente contento di far parte di questo team, perché hanno dimostrato anche quest'anno e poi con l'esperienza di Gianni di essere una squadra molto, molto seria. E niente, spero di far bene e soprattutto di dare una mano ai capitani come Pellizzotti. Spero di voglio almeno una vittoria, anche per una questione anche personale, perché dopo 9 anni di professionismo, sempre secondi, terzi, quarti, almeno chiudere la carriera con una vittoria. E poi soprattutto il mio ruolo è quello di gregario e aiutare
come ripeto, gente vincente come Franco, anche lo stesso Fabio e Senna. Grazie.